scontro al vertice tra la società Bocciofi La Forna e gli avversari di sempre del Fortisani, l'incontro si apre con la prova della staffetta, dove i padroni di casa, rappresentanti da Favre e Ortolano, riescono a prevalere sul filo di lana sugli avversari Manolino e Pittarelli per 51-48. Protagonista in campo, come l'hai vissuta la partita? E lei è la fidanzata del protagonista, io sono la fidanzata di Pittarelli. Anche lui è stato un protagonista, no? Sì, è stato bravo. No, sono molto contenta, mi è sembrato in forma. Niente, sono contenta, bravo. Fra di voi comunque nessun problema, grande tifo ma molta sportività. Siamo tante amiche. Siamo migliori amiche, quindi nessun problema. Grande tensione anche nella prova del tiro di precisione, dove ancora una volta il Forno riesce a conquistare altri due punti grazie a De Regibus e la sua ultima bocciata, che lo porta in vantaggio sull'avversario Caviglia, ottenendo un risultato di 26-23. Nel combinato i giocatori svolgono una prova equilibrata, ma Francioli mostra di avere una marcia in più rispetto all'avversario del Fortisani, portando a casa la prova per 29-27. Nella prova del progressivo i padroni di casa schierano in campo l'imbattibile Ortolano, che mostra però di avere qualche calo di concentrazione, sbagliando qualche bocciata di troppo rispetto al solito, ma nonostante questo riesce a battere di gran lunga l'avversario Manolino per 37-29. La gara si conclude con il tradizionale, dove il Forno schiera Francioli per l'individuale, Gassino, Fave e Grivetto per la terna, De Regibus Baudino e Vercellino Bollati per la prova coppie. Questa sera tra il pubblico c'è una tifosa speciale. Adelgisa, come sta andando il marito? Ma vedo che gioca abbastanza bene. Non sempre, qualche volta. Si difende bene? Sì, sì, sì. Per le poche volte che gioca si difende bene. Oramai ogni sabato è diventato un rito seguire la squadra, che cosa vuol dire? Ma a me piace vedere giocare a bocce, allora di conseguenza seguo lui. L'incontro di oggi è importantissimo perché mette una seria ipoteca per la conquista del primo posto del girone. Ora manca solo più la matematica.